Noi di Infrastrada, il nuovo progetto di quelli del Movimento Terra, siamo arrivati anche al padiglione di Simex, qui ad Asfaltica 2024, e siamo qui in compagnia di Nicola Nucci, Area Manager Italia. Ben trovato, Nicola. Grazie. Allora, mi raccontavate che la novità portata per quest'anno in fiera, che non è proprio una novità ma ci sono delle implementazioni, è l'Art 1000. Mi parli un po', insomma, di questa tecnologia, qual è il suo principale utilizzo? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Art 1000 sì, non è di per sé una novità in senso assoluto, perché è circa un anno e mezzo che è entrata, diciamo, ufficialmente nel mercato. È una, diciamo, un'attrezzatura speciale per la rigenerazione dell'asfalto freddo. Quindi cosa fa questa macchina? Fresa, riduce e additiva il bitume e lo riattiva, lo rigenera. Il suo impiego qual è? Sono le riparazioni stradali, possono essere buche, crepe, oppure i ripristini da fibra ottica, eccetera. Quindi lei va a riutilizzare, a rifresare, additivare e rigenerare, dando nuova vita al vecchio asfalto, per poi ricreare un asfalto nuovo. Ok, perfetto, grazie mille intanto. Mi dicevi che appunto era un macchinario già presente, ma con qualche novità. Quali sono queste principali novità tecniche? Allora, nello sviluppo di questa macchina, in quest'ultimo anno e mezzo, abbiamo portato delle modifiche importanti. La prima, che riguarda più, diciamo, la manutenzione e la sicurezza, riguarda il serbatoio del rigenerante, che oggi è estraibile. Ok. Questo perché? Perché facilita la pulizia del tamburo frantumatore, che è posto, diciamo, all'interno della macchina, e permette all'operatore di pulirlo, appunto di fare manutenzione, senza dover andare in posizioni pericolose o scomode sotto l'attrezzatura, ma semplicemente sfilando il serbatoio e pulendo lo stesso tamburo dall'alto, certo. Quindi in totale sicurezza. Questa è una delle prime importanti, diciamo, aggiornamenti. L'altro riguarda la parte elettronica. Quindi abbiamo adottato e sviluppato un nuovo software, un nuovo pannello elettronico che permette all'operatore di avere ancora di più il controllo totale sull'attrezzatura. Questo pannello permette di vedere il reale utilizzo del rigenerante, quindi quanto prodotto sto utilizzando, quanti metri effettivamente ho fatto in quel ripristino, in quella riparazione, a quale profondità e quanto liquido rigenerante ho utilizzato in quel specifico lavoro. Questo permette di innanzitutto ottimizzare al massimo il consumo del rigenerante e anche di dare un occhio di riguardo alla parte costi, perché avendo tutte queste informazioni io operatore riesco a gestire al meglio, certo, l'utilizzo del rigenerante e quindi il suo consumo. Parlavamo poi anche di un importante componente, un importante tema che è anche al centro di questa edizione di Asfaltica, che infatti insomma il payoff è The Roads to Be Green. Mi raccontavi che c'è anche un'importante attenzione all'ambiente, appunto alla sostenibilità, tra le novità dell'Art 1000. Assolutamente. Come dicevamo, insito nella macchina appunto è la parte green, la parte dell'impatto ambientale, perché la rigenerazione a freddo, certo, prevede il riutilizzo dell'asfalto presente. Quindi io non devo portare fuori il vecchio materiale in discarica, importarne di nuovo. Io riutilizzo al 100% quello che è presente e quindi questo già di per sé mi crea un vero e proprio riciclo del materiale. E inoltre l'additivo che viene utilizzato è praticamente a zero impatto ambientale e questo chiaramente nel ciclo green della macchina, certo, completa il suo quadro. Un po' un riciclo ottimizzato, assolutamente, possiamo metterla sì, così. Assolutamente sì. Perfetto, Nicola, io ti ringrazio grazie e grazie mille. Grazie a voi. A presto. Voi.